Sophie è da qualche tempo che voglio scrivere e rispondere alla sua ultima email. Vero che ritenevo fosse meglio parlarle e dirle a voce quel che ho da dirle. Lo farò almeno per iscritto. Come ha potuto vedere, in questo ultimo periodo io stavo male. Oh, e ricomincia con questa storia che sta male e lui sta sempre male e c'è l'angoscia dentro e il cuore che lo tormenta. Oh, che tortura cinese. E poi dice, almeno provare con la scrittura, pensavo che la scrittura potesse aiutarmi. Sentiamo. Quando ci siamo incontrati, una sorta di tremenda angoscia contro la quale non posso fare granché se non procedere imperterrito per tentare di battere in velocità. Beh, certo, cosa vuoi fare? Batterla in velocità. Allora, quando ci siamo incontrati lei aveva posto una condizione, non diventare la quarta. Certo, che devo fare? La quarta dopo altre tre? No, certo che non volevo diventare la quarta. Quindi io avevo promesso di non vedere le altre. Il minimo che potessi fare, ecco. Credevo che questo sarebbe bastato, credevo che il suo amore e il fatto di amarla sarebbero bastati a far sì che l'angoscia che sempre mi spinge a cercare altrove si placasse. E niente, non si è placata, no? Eh no, che non si è placata. La sua intranquillità, niente, le cose sono peggiorate. Peggiorate sono le cose, certo. Ma infatti quello è un problema di testa tuo, non è mica un problema mio, Le cose sono peggiorate. Rimedio. Quindi questa settimana ho ripreso a chiamare le altre. Vedi? Lo so che cosa significa per me e in quale ciclo mi trascinerà. Certo, non le ho mai mentito, non comincerò a farlo oggi. All'inizio della nostra storia lei aveva posto un'altra regola. Il giorno in cui noi due avessimo smesso di essere amanti, per lei non ci sarebbe stata la possibilità di vedermi. Certo. già sono la quarta, poi tu... non lo so... Ma cioè, è normale! Sa bene come questo vincolo non possa che apparirmi devastante e ingiusto perché lei continua a vedere prr. Ma certo che vedo prr. Sono fatti anche un po' miei, Ecco. Oggi però è possibile commisurare l'importanza della mia decisione dal fatto che io sia pronto a sottostare al suo volere. Quando invece non vederla più, non parlarle più, non cogliere più il suo sguardo sulle cose e sugli esseri, nella sua dolcezza su di me mi mancheranno infinitamente. E vabbè, qualunque cosa accada, sappia che non smetterò mai di amarla nel modo che è stato il mio dal momento in cui l'ho conosciuta e che si protrarrà in me e non morirà. Ma oggi sarebbe un'orrenda buffonata tenere in vita una situazione per entrambi difficile e insanabile. Ma sappia che quello che io provo per lei e quello che lei prova per me è l'ultimo pegno di quel che fu tra di noi e che resterà unico. Avrei tanto voluto che le cose andassero in un altro modo. Anch'io. Abbia cura di sé. Cipolle di merda.